Il 2018 sarà il quarto anno più caldo di sempre, avvertono le Nazioni Unite, mentre la lotta al riscaldamento globale segna il passo. Simone Turchetti. La nuova normalità per quanto riguarda il clima è che ogni anno è destinato ad entrare nella classifica di quelli più caldi di sempre. La notizia è che il 2018, con un grado in più rispetto alle medie dell'epoca preindustriale, si piazza ora al quarto posto di questa graduatoria così poco rassicurante, alle spalle di 2016, 2015 e 2017. Un trend, insomma, che non accenna a fermarsi. Tra pochi giorni cadrà il terzo anniversario degli accordi sul clima di Parigi. Sembrava un momento storico, quasi 200 paesi si erano impegnati a combattere il riscaldamento globale, limitando a 2 gradi l'aumento delle temperature entro la fine del secolo. Eppure quell'obiettivo sembra più lontano che mai, le emissioni di gas serra sono addirittura aumentate. Se l'Europa è in linea con il taglio degli inquinanti, sono i paesi emergenti a sforare i limiti che avevano promesso di rispettare. Senza un radicale cambio di rotta, avvertono le Nazioni Unite, la situazione rischia di finire fuori controllo. Alla fine del secolo le temperature della Terra potrebbero raggiungere più 6 gradi, uno scenario da film catastrofico che purtroppo diventa ogni anno più vicino. E come vedete dall'immagine cambiamo decisamente pagina perché si